Siamo in sala stampa con Andrea Trainotti al termine di Arzignano Trento 00. Diamo la parola ai giornalisti. Andrea, un punto che avvicina il Trento sempre più a quella quota ipotetica della salvezza. È un punto ottenuto anche con caratteri, una partita non semplice. Sì, sapevamo che era una partita difficile, loro venivano da una situazione un po' particolare, quindi gli servivano tanto i 3 punti. Quindi non siamo stati bravi a tenere l'urto. Nel primo tempo magari eravamo un po' come dire, arrivavamo prima, dopo un po' sulle seconde palle, però abbiamo avuto una grande occasione, quindi lì magari siamo stati un po' sfortunati. Nel secondo abbiamo secondo me gestito un po' meglio queste situazioni qua, però in generale penso che sia un punto giusto, è un pareggio che ci sta, ecco. Cercando di guardare le cose positive della giornata di oggi, c'è di nuovo un clean sheet, no? Come si dice. Cos'è cambiato secondo te rispetto al recente passato, dove magari proprio le partite finivano anche con qualche dispiacere a causa magari di 1 o 2 distrazioni che diventavano fatali? Sì, tante volte queste partite qua si decidono proprio sui dettagli e stiamo lavorando tanto su questa cosa qua anche settimana col mister e penso che questa sia un po' la chiave, proviamo sempre ad aiutarci, a spronarci e insomma in generale a provare a non prendere gol, che da lì penso che sia la base per poi comunque costruire una buona partita e un buon finale di stagione. In queste ultime partite hai fatto spesso coppia con Cappelletti e di per sé siete dimostrati una delle migliori coppie, se valutiamo queste poche partite da quando è arrivato Baldini, una delle migliori difese dell'intera Serie C. Quindi è un lavoro che diciamo, si sviluppa solo con Baldini oppure ha radici un po' più lontane? Beh, in generale mi sto trovando bene anche con Daniele, lui ha portato una grande esperienza, conosceva già il mister e le sue metodologie di lavoro, quindi in generale ci stiamo muovendo bene come tutta squadra, partendo dagli attaccanti fino ai centrocampisti e a noi difensori con i portieri, quindi in generale come aspetto difensivo ci stiamo muovendo bene. Oggi nello specifico, secondo me, almeno correggimi se sbaglio, ho visto da parte vostra molta malizia nel difendere contro attaccanti un po' più giovani, no? Che magari non avevano quell'istinto Sì, killer che. erano comunque attaccanti di categoria perché Fagioli veniva dalla Virtus Entella, insomma, avevano qualcosa studiato prima della partita, erano comunque attaccanti importanti, penso ci siamo comportati bene. Adesso arriva il Mantova, come pensate di affrontarlo? Forse un po' presto, no? Ancora. Sì, adesso da domani, comunque da martedì che prepareremo bene tutta la settimana, guarderemo un po' quello che è il Mantova. Ci ricordiamo un po' dell'andata, cioè, insomma io personalmente lo vedo spesso, magari perché giochiamo in orari diversi, è sicuramente è una gran squadra e sta meritando la posizione di classifica, però insomma noi faremo di tutto per metterli in difficoltà. Ecco. Ci terrei a spendere anche 2 parole e mandare un pensiero al nostro addetto stampa Massimiliano che sta affrontando una situazione un po' difficile e quindi un pensiero da parte mia e della squadra. Tutta la sua famiglia, ecco.